John Bourne, ragazzi, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nell'episodio 2 di quanti trofei riesco a vincere in 5 anni con l'Atalanta. Prima di iniziare vi dico che il primo episodio l'abbiamo già pubblicato, registrato e tutto quanto, quindi andate a recuperarvelo perché partire dal secondo non avrebbe senso, quindi ve lo lascio qui in alto nelle schede, ma poi in generale è nella playlist, mi raccomando recuperatevelo. Ma non solo, vi invito anche a lasciare tantissimi mi piace, perché se lasciate 2000 mi piace entro la mezzanotte io domani vi porto il terzo episodio, altrimenti magari ve lo porto più avanti e domani vi porto un'altra cosa. Vi invito ad iscrivervi al canale, arriviamo molto presto a 150.000 iscritti, mi raccomando 150.000 iscritti, e vi invito anche a commentare qua sotto se volete vedere insomma qualcosa domani o quando sarà nell'episodio in questione, tipo se volete un acquisto, una cessione o qualcosa di particolare. Vi invito inoltre a mettere la sveglia, perché ogni giorno alle ore 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.30, 15.35 esce un nuovo episodio di questa carriera o di qualunque altra carriera, quindi su questo canale esce un nuovo video. Ma ho aperto anche la sezione abbonati. Nella sezione abbonati potrete pagare 99 centesimi al mese, quindi sostanzialmente una miseria, e avrete la possibilità di vedervi la mia carriera allenatore segreta, quella giocata con l'Amburgo. Siete sempre di più, ogni giorno aumentate a dismisura, e quindi non posso far altro che ringraziarvi di cuore. Detto questo, andiamo a vedere insomma la situazione attuale della nostra Atalanta, chi parte, chi resta, ma prima rinnoviamo assolutamente tutti i contratti, perché al di là di chi parte o chi resta, avere giocatori in più è sempre cosa buona e giusta, nel senso, alla fine se qualcuno non ci piace, ok, lo andremo a vendere, ma teniamoli più possibile. Quindi Gosens e Adebur li rinnoviamo, Muratore proviamo, no, Muratore per me se ne può tranquillamente anche andare, Freuler gli rinnoviamo il contratto, Malinowski gli rinnoviamo assolutamente il contratto, Scalvini se riusciamo io glielo rinnoverei il contratto, June City gli rinnoviamo il contratto, Sportiello vuole per caso? Sì, Zapata gli rinnoviamo il contratto e Muratore... No, Muratore l'avevamo già mandato a cagare. Allora, detto questo, mettiamoli in ordine. Abbiamo Musso che ha un 82, 28 anni, che io al momento me lo tengo. Sportiello è il nostro secondo e io mi tengo anche lui, quindi primo e secondo ce li abbiamo. A sinistra abbiamo Zappacosta che deve rimanere e Gosens che deve rimanere. Al centro abbiamo Demiral, 79, 24 anni, blocchiamo le offerte. Sutalo, 73, 22 anni, gli va rinnovato il contratto e io lo ripresto. Lovato, 74, 22 anni, stessa storia, gli va rinnovato il contratto e io lo ripresto. Gut lo vado a vendere, Scalvini lo vado a riprestare. Poi abbiamo Gemsili, 79, 29 anni, mi dispiace ma ti vendo. Romero non si tocca, don't touch my Romero, assolutamente no. Tomori non si tocca, blocco le offerte. Deron, allora Deron si potrebbe anche vendere volendo. In questo caso però avremmo Tomori, Romero, lui è in vendita, e Demiral. Bisognerebbe prendere un centrale titolare, Toloi, Romero, Tomori, Romero e Demiral. Forse Petengo Lovato per la panchina, bisognerebbe prendere sì un titolare al centro. A destra Zortea va venduto. Abbiamo Mele che lo tengo, ovviamente Atebur che lo tengo. Mentre per quanto riguarda Ruggeri, per me se ne può anche andare, mi dispiace ma basta. Abbiamo anche Rezza che io vado a mettere in vendita. A centrocampo abbiamo Pessi e va bene, non si tocca. Freuler, Freuler si tocca, Freuler si vende. Arthur non si tocca, Muratore ve l'ho già detto lo vendo. Coop Miners non si tocca. Devo capire se accentato Melegoni lo vendo, devo capire se a centrocampo vendo anche Ass, vogliamo prendere qualcuno oppure rimanere così. Sulla tre quarti abbiamo Miranchuk che ha un 80-26 anni, che male non è a dirvi la verità, quindi me lo tengo. Malinowski me lo tengo, sì, ancora una stagione. Kovalenko lo vendo, 26 anni, 74 non è tanto. Mattiello lo vado a vendere, Russo sta bene in prestito. Davanti abbiamo Zapata, 31 anni, lo vendo. Colley, Colley vaffanculo. Piccoli me lo tengo in panchina. E Muriel invece lo vado a vendere, sì, è una mini rivoluzione. Lammers me lo tengo in panchina, ma che aggiunge a lista prestiti, me lo tengo in panchina, è una mini rivoluzione, ma è una mini rivoluzione dettata dal fatto che abbiamo bisogno di fare dei cambi, se si considera appunto che uno, vabbè, abbiamo abbastanza soldi per poterlo fare, 90 milioni, abbiamo vinto, vabbè non vi dico cosa abbiamo vinto l'anno scorso, recuperatevi la puntata, comunque quest'anno giocheremo la Champions, potremmo farlo da protagonisti e i giocatori over 30 anni non possono far più parte di questo progetto, anche perché già dall'anno prossimo Muriel, Zapata, Deron,
andrebbero a calare a picco. Quindi insomma mi sembra abbastanza inutile tenerli. Tanto parte il torneo precampionato e per noi inizia con 2 vittorie. Poi nella lista degli svincolati appare un Moukoko selvaggio. Non so se faremo in tempo a farlo diventare un buon giocatore, però io me lo prenderei. Alla fine mi sembra veramente che lui possa diventare forte e per il futuro non è male. Per quanto riguarda i difensori centrali, boh, mi aspettavo qualcosa di meglio a dirvi la verità. Fatemi pensare un attimo. Terza di precampionato contro il Salisburgo, vediamo un po'. Perdiamo 2-0, bene, proprio quello che volevo. Ah no, abbiamo vinto? No, abbiamo perso. Non lo so, mo controllo. Comunque intanto abbiamo preso Moukoko. 71, va benissimo. Avevamo vinto 2-0, allora no, benissimo. Mi ero un attimo rincoglionito. Col Siviglia perdiamo invece, ottimo. Questa è proprio la cosa che volevo. Venduto Kovalenko per 5,7 milioni al Barley intanto. Dai raga, dobbiamo cedere. Fateci queste offerte. Venduto John City per 17,4 milioni al Dortmund. Beh, anche Onder secondo me non sarebbe male da prendere come altro panchinario in attacco, in modo appunto da avere comunque i panchinari validi, punte giovani, 20 anni 74, è un altro in perfetto stile ottica Atalanta, quindi Onder me lo andrei a prendere. Vai, accettiamo tutto e prendiamocelo. Detto questo, raga, l'unico vero problema è che qui se non arrivano offerte, allora Lammers forse si può anche vendere. Sì, dai, mettiamo in vendita Lammers. Colley lo mettiamo in vendita, Moukoko, Onder, Piccoli lo presto, 70-21 anni, perché Onder c'ha 74-20 anni e questo 71-17 anni. Però tipo Zapata deve essere venduto, Muriel, perché non arrivano offerte per i nostri calciatori validi? Tanto parte Rezza per 2 milioni e 2, ma soprattutto De Ron per 42 milioni e 7 al Milan, e questi sono soldi. Allora cerchiamo di capire il centrale di difesa che volevamo prendere. Ecco, uno valido che mi piacerebbe prendere è Alessandro Bastoni, che tra l'altro aveva giocato all'Atalanta al tempo, e io proverei a riportarmelo a casa sostanzialmente dall'Inter, quindi proverei a fare il passo che manca. 73 è un po' tantino, 53 mi sembra già un po' meglio, 73, ritorniamo su quella cifra là, 54 e 4, dai trattiamo, minchia loro non abbassano nemmeno per sbaglio, 56 e basta, ok devono riflettere, ma tanto diranno di no. 73 è troppo raga, 73 ve lo dico chiaramente è troppo, non spenderò 73 milioni per Bastoni che fa pure rima. Si arriva al massimo fino a 58, 59, 72,2, ma voi vi drogate con l'acqua tonica, no? Andiamo a ritrattare. Niente raga, non calano, io capisco tutto, ma non vi sembra che sta un po' esagerato? 58 e mezzo, almeno abbassate un attimo. 72, niente, non ce la facciamo proprio. Oh, 60 è l'ultima offerta. 72, niente, mo comincio io a di 60, finché non accettano, se accettano. No, non posso andare sopra i 60, raga. Non c'è modo per trattare. Ma non c'è modo per trattare per colpa vostra, mica per colpa mia. Cioè, va bene tutto, ma 72 ti do, manco per sbaglio. Cioè, se sbaglio a cliccare, comunque ti do 72. Sto pensando che forse si potrebbe prendere De Vrij, che è vero che c'ha 30 anni, ma è in scadenza. C'ha 85, questo vuol dire che se tra 2 anni vogliamo rivenderlo, comunque facciamo una plusvalenza spaventosa. O comunque rientriamo dei soldi spesi. 40 milioni sull'unghia, accettano perché è in scadenza, mi sembra ottimo. Raga, cioè, nel senso, veramente andiamo a spendere meno che dalla cessione di De Ron. E dobbiamo pensare che De Ron ci aveva un anno in più e 3 punti overall di meno. Quindi, assolutamente tanta roba per preso De Vrij. Facciamo 4 anni di contratto, almeno siamo pure un po' più tranquilli. Perfetto, preso De Vrij e mi sembra molto molto buono. Quindi il giocatore che ci serviva l'abbiamo preso. E fino a qua non ci piove. Eccolo qua, qui gioca De Vrij. Poi non vorrei, cioè vorrei sapere qui a centrocampo cosa fare, c'è Pessina al momento. Ma e se non partono Muriel e Duvan, non so come fare in attacco, perché mi potrei pure muovere, ma mi sembrano mosse fatte a cazzo di cane, perché comunque non possiamo comprare senza cedere. Dai Muriel, dai Duvan, io lo so che voi ci avete mercato, non ci credo che non ce l'avete, dai. Tanto è venduto Lammers per 7 milioni e 7 al Frankfurt. Io lo so che voi avete mercato, eppure siamo arrivati alla super... Madonna, abbiamo 2 supercoppe, ragazzi, possiamo fare veramente incetta di trofei. Primo trofeo contro il Milan, perso 4-1 la supercoppa, santo cielo. Intanto abbiamo prestato Sutalo, venduto Freuler per 28 milioni e mezzo al Napoli, prestato Piccoli. Ok, c'è la seconda supercoppa, stavolta contro il Liverpool, e perdiamo anche questa ai rigori. Peccato, raga, erano 2 trofei. Venduto Muriel per 56 milioni al Real Madrid. Sono molto indeciso sul da farsi, raga, perché adesso manca poco alla fine del mercato e noi dobbiamo ancora fare tanto.
Non è che ho paura, però in realtà penso che la rosa non sia ancora completa. Duvan non accenna a volersene andare. Intanto vendiamo culo, ass, che poi si scrive così, ma meno quale, per 2 milioni al Norwich. Allora, muoviamoci un attimo sul mercato. Ci manca senza alcun dubbio una punta, forse un centrocampista centrale al posto di Pessina, se vogliamo rinforzarci lì. A centrocampo voglio fare un colpo perfettamente in linea con quello che è la storia dell'Atalanta, ovvero prendere Yuri Tielemans, che ha 87-25 anni, è un centrocampista perfetto, stile Atalanta, visto che è giovane e forte, è in scadenza e proviamo a prenderlo per 73 milioni di euro. Vogliono De Vrij appena arrivato, più 54, voi vi bucate, ve lo dico, io ve lo ripeto da tempo ormai, 74, dai. 90, è un po' tanto 90, se ci metti anche la clausola tra l'altro, considerando che è in scadenza. 80-88, e infatti come vedete loro calano perché sanno che è in scadenza. 83 dovrebbe essere la cifra adatta, hanno accettato. 83 milioni di euro spesi dall'Atalanta per Yuri Tielemans, una cifra secondo me assolutamente corretta per prendere il giocatore e portarselo a casa. 4 anni di contratto, accettiamo. Potevo fare anche 5, ma mi va bene 4. Ignoriamo la clausola, vuole un sacco di soldi. In realtà ci abbiamo ancora 115 milioni per la punta e, insomma, accettiamo, prendiamoci Tielemans. E adesso concentriamoci sulla punta. Oh, ce ne fosse uno che ha scadenza nel mondo, maledetto. L'ho trovato! Gabriel Jesus, 85 di overall, 25 anni. Non gioca mai al Manchester City, lo sapete. È in scadenza. Proviamo a prenderlo per 53 milioni di euro. Vogliono Pessina più 35. Io rioffro 54,9. Dai, dai, dai. Vogliono 67. Io offro 57. Raga, questo è tanta roba. 67. Mamma mia, se riusciamo a prenderlo, ci prendiamo anche. Forse riusciamo anche a prenderci l'altra punta. 59. Se sai, basta. Sto 67. Ho rotto tre quarti di cazzo. 60. Dai, 60 mi sembra una cifra equa. Hanno accettato, 60 milioni. Allora, adesso andiamo a comprarlo. Andiamo proprio a fargli il contratto e tutto quanto, perché è importante, insomma, farglielo, se no non viene. Mettiamo cruciale, mi sembra ovvio, c'ha 85-25 anni e tutto quanto. Accettiamo. Vuole un sacco di soldi, ma noi un sacco glieli diamo. 120.000, va bene, dai, va bene, va bene. Lo prendiamo, prendiamo Gabriel Jesus. Allora, la punta, l'altra punta l'abbiamo presa, cioè la punta al posto di Muriel l'abbiamo presa, e questo già è qualcosa. Appure a centrocampo con Tielemans siamo messi abbastanza a posto. L'unica cosa è che probabilmente bisognerebbe capire se partirà mai nella vita Duvan, e quindi in quel caso avremo la possibilità di monetizzare oppure no. Intanto al debutto in casa Lazio pareggiamo 1-1. Mazza che partenza capitale tra Lazio e Roma. E non arriva in niente, tra l'altro, non ci fanno sapere nulla, non ci sono offerte, non c'è niente. Andiamo ad affrontare anche la Roma, in casa nostra, pareggiamo 1-1. Bello, bella partenza de merda. Allora, mi piacerebbe prendere Tammy, ma non so se me lo danno Tammy. Allora, vale dai 47 ai 66 milioni, fatemi un attimo capire. Noi abbiamo 54, scambio giocatori, attaccanti. Gli mettiamo Zapata e cambio secco, vediamo. 30 milioni vogliono. A Roma ha capito tutto dalla vita. No, 500.000 euro. 30 milioni. Ma sono tanti, ragazzi. 5 milioni e mezzo. Cioè, mi sembra già di stanno abbastanza incontro alla Roma. 30 sono tanti, cazzo. 10 milioni e mezzo. Gli serve del tempo. Ma che cazzo dovete pensare? Cioè, già io ti sto dando Duvan Zapata, no? E mi sembra comunque che più o meno sia un cambio alla pari. 30 milioni sono tantini, se andiamo a pensare alla cifra che, insomma, può valere Duvan e la cifra che vale Abraham. Inaccettabile 26, comunque sempre inaccettabile. Non c'è mai una volta di una bella, accettiamo, mai, mai, mai. Poi una marea di roba, volete pure un dito un culo. 10 e mezzo, 10 e mezzo, siamo calmi. 26, ma poi la distanza è tantissima, cazzo. 15 milioni, 24, 15 e 4. 17 accetto, perché Abraham secondo me è più, cioè potenzialmente diventerà più forte di Duvan Zapata. 4 anni di contratto, a me va bene, ignoriamo la clausola. Perfetto, preso Abraham. Allora, detto questo, con l'arrivo di Abraham siamo messi più o meno a posto. Abbiamo due portieri, e già questo mi sembra molto buono, avere due portieri è una cosa importante. Abbiamo, vabbè, i centrali abbiamo Slovato, Romero, Tomori, De Vrij. Ce ne abbiamo un altro, mi sa, Scalvini a parte, Gutt a parte, Demiral. A destra abbiamo Zorte e Mele. Molti giocatori non siamo riusciti a piazzarli.
Centrocampo ne abbiamo, sì, ne abbiamo tre quarti, Malinowski, 83, 29 anni. Ecco, l'unica cosa, vi dico la verità, se gli ultimi giorni di mercato arriva un'offerta per Malinowski, potrei pensarci. Allora, ultimo giorno di mercato. Sentite, visto che un tentativo si fa per tutti, si fa per chiunque, io proverei a fare un tentativo proprio l'ultimo giorno di mercato, niente di eccezionale, mettendo Malinowski in una trattativa, Malinowski più 10 milioni per Vlasic. Loro ne vogliono 41, ma in realtà avremmo anche i soldi per dargli, però mi sembra esagerato, 41 è il prezzo che vale Vlasic, scusami, 25. Perché? Ma perché devono chiedere sempre così tanto? Cioè, perché quest'anno non possono fare FIFA? Ecco, meno male, hanno accettato 25. Ma giusto per un po' di coerenza. Cioè, nel senso possibile che io dico un giocatore vale 40, il tuo vale 40. Ora dico, magari non ti piace, magari vuoi qualche milioncino in più, magari non fa parte del tuo progetto. Ma chiedermi il prezzo sempre del giocatore che ti sto chiedendo, più il mio giocatore, mi sembra un po' una presa per il culo. Comunque Vlasic me lo prendo volentieri. Sarà il nostro titolare sulla tre quarti e mi sembra anche giusto che sia così. Accettiamo la cifra che chiede e ci portiamo a casa Vlasic. Perfetto, allora il mercato direi che è tranquillamente chiuso, perché comunque raga, a questo punto non so perché c'è Pessina sulla tre quarti, ma a questo punto Vlasic qui va a fare il titolare, sperando che quest'anno possa crescere tanto. Noi adesso vediamo un attimo il girone di Champions e poi andiamo a simulare tutto fino a giugno. Ho sbagliato, ho cliccato tutti i tasti che non dovevo cliccare. Allora, abbiamo nel girone di Champions Lipsia, Anversa di Nainggolan e Benfica. Quindi, essendo noi teste di serie per la situazione dello scorso anno, possiamo farcela tranquillamente. Andiamo a simulare e vediamo quello che succede in quel di gennaio. Allora, siamo a giugno, torniamo indietro e vediamo com'è andata. Allora, settembre vinto con il... Porca troia, in Champions abbiamo perso con il Lipsia in casa e con l'Anversa in Belgio. Siamo quasi fuori. Vinto con il Milan, pareggiato con il Genoa, vinto con Verona e Napoli, vinto con il Benfica, almeno arriviamo in Europa. Vinto con lo Spezia, perso con la Fiorentina, pareggiato con l'Inter, vinto col Sassuolo, vinto con l'Udinese, vinto con il Benfica, sì, perso con il Lipsia. Raga, non ce la facciamo. Perso con la Juve, vinto in Salernitana ed Empoli, perso con l'Anversa. Ma come cazzo è possibile? Ma com'è possibile che perdiamo due volte su due con l'Anversa? Siamo fuori, 6 punti abbiamo fatto. Speriamo di essere passati almeno come terzi. Samp, vinto col Cagliari, perso col Bologna. Gennaio, perso con il Torino, vinto con il Venezia, vinto con il Benevento e Sassuolo in Coppa Italia, siamo in semifinale, vinto con il Napoli, vinto con il Genoa, pareggiato con il Verona. No, non siamo nemmeno in Europa, niente siamo. Perso con il Milan, pareggiato l'andata contro l'Inter in Coppa, pareggiato con il Cagliari, vinto con la Samp, vinto, pareggiato col Sassuolo, vinto contro l'Inter in Coppa, siamo in finale di Coppa Italia, pareggiato con Lazio e Inter, perso con la Roma in campionato. Siamo fuori da tutti in Europa, abbiamo cambiato troppo, era un passo che dovevamo fare ma forse abbiamo rischiato troppo. Vinto 3-2 contro l'Empoli, perso con sta cazzo di Salernitana e con lo Spezia, vinto con Bologna, Torino e Fiorentina, maggio vinto con Venezia, perso gli Udinese, vinta la finale di Coppa Italia con la Juventus, un trofeo l'abbiamo vinto, siamo arrivati sesti ragazzi, è stata una stagione non fallimentare, di più che fallimentare, siamo in Europa League. Facciamo schifo, veramente facciamo vomitare. Allora fatemi vedere, Gabriele Jesus rotto. Allora Sportiello ha giocato 0 partite, non sale. Musso gioca 51 partite, gioca una marea di gare in tutte le competizioni, sale di 2, arriva 84. Gosens sale di 3, arriva 87. Bravo Gosens, 4 gol e 2 assist. 19 gare per Zappacosta che sale di 1, arriva 80. De Vrij fa 47 gare, 2 gol e 3 assist, sale di 1, arriva 86. Tomori fa 3, cioè sale di 3, arriva 89, fa 3 gol e fa 46 partite. Partite. Romero sale di 3, arriva 87, fa 38 partite. Una partita gioca Sudalo contro di noi, sale di 2, va a 75. Tra l'altro ci ha battuto perché abbiamo perso entrambe le gare con il Lipsia. Lovato è al Lipsia sto stronzo, sì. Lovato sale di 3, arriva a 77. Bravo Lovato, 18 partite, qualcosa ha giocato. Cittadini sale di 2, arriva a 65. Scalvini sale di 2, arriva a 67. Gut sale di 3, arriva a 68. Demiral non sale. Mortacci, tu a Demiral ho speso pure i bei sordi per farti studiare. Zortea sale di 3, arriva a 68. Adebor 45 partite, 2 gol e 2 assist, sale di 1, arriva 83. Mele sale di 2, arriva 80, 13 partite. Ruggeri sale di 2, arriva 70. Ok, Artur sale di 1, arriva 84, 23 partite, 2 assist. Bravo Tielemans, sale di 2, arriva 89, 49 gare giocate, 8 gol e 11 assist. Coop Mainers sale di 1, arriva 81, 3 gol e 1 assist nelle 22 partite giocate. Muratore sale di 2, non gioca mai. Pessina fa 50 partite, 84 di overall, salendo di 3, 8 gol e 7 assist.
assist. Meleconi ne gioca solamente una e di uno sale. Vlasic sale di una, arriva 84, fa 7 gol e 4 assist nelle 30 gare giocate. Miranchuk ne gioca 16, fa 2 gol e 1 assist. Russo sale di 3, arriva 81 nonostante 19 anni d'età. Mattiello non sale, no, sale di 1 ma non gioca. Piccoli sale di 4, arriva a 74. Moukoko sale di 3, non giocando, giocando 9 partite, arriva a 74. Onder gioca 30 partite, sale di 4, arriva a 78, 7 gol e 2 assist. Colley non gioca mai, sale di 1, arriva a 70. Abraham gioca 40 partite, fa 19 gol e 4 assist, arriva a 86. Gabriel Jesus sale solamente di 1, arriva a 86, fa 39 partite, 18 gol e 6 assist. E frattura del coccige, ancora fuori per altri 2 mesi. Insomma, non è che sia andata benissimo sotto questo punto di vista. Volevo sapere, ma giusto per curiosità, per capire, mica per niente, come cazzo è possibile che siamo arrivati manco terzi in a parte in campionato abbiamo fatto schifo, 66 punti va bene, ma in Champions, cioè veramente, ma che è successo? Siamo stati sfigati, 6-7-7, io non c'ho parole, io non ho parole. Poi abbiamo perso due volte con la, io ho detto l'Anversa, invece era il Royal Antwerp, forse è la stessa cosa. Sì, è la stessa cosa secondo me, il Royal Antwerp con l'Anversa. Che presa male, ragazzi, che presa male, che presa male. Giusto per curiosità, no, già che ci siamo, poi ovviamente diamo appuntamento alla prossima stagione. Volevo sapere quelli nel mio girone come sono andati. Lipsia e Benfica qui, il Lipsia è uscito, no, è passato con il Milan e è uscito facendo faticare il Paris Saint Germain, che poi è uscito in finale di Champions. Mentre il l'altro che cazzo era, il Benfica, è uscito col Paris Saint Germain facendolo faticare. Invece in Europa League l'Anversa come è andato? Perché è entrato al turno preliminare. Scusate, dov'è l'Anversa? Non lo vedo io. Ah, eccolo lì, Anversa, mo si chiama Anversa. Perde 0-3 con Rennes, che poi esce col Marsiglia. Ma tra l'altro stavo vedendo che raga, cioè, che cazzo di che cosa è successo? Perché agli ottavi di finale di Europa League c'è Leicester, Real Madrid, Porto, Lazio, Villarreal, Manchester United, Barcellona, Ajax, Marsiglia, Napoli, Manchester City, Roma, ma che è? Ma che è? Poi vabbè, quarti Real Madrid, Napoli 3-2, vabbè 4-2 totale, la Lazio elimina l'Hoffenheim, il Marsiglia esce con il City, lo United esce con il Porto, Porto che elimina la Lazio, il City che elimina il Real, il City vince l'Europa League in finale con il Porto. Tra l'altro tra un po' era più bella la finale d'Europa League che dei Champions. No però, no però, poco ci mancava. E in Conference, già che ci siamo, potevamo almeno fare la Conference. Vince la Fiorentina con il Fenerbahce, raga. Vince la Fiorentina con il Fenerbahce. Ok, dai, siamo arrivati alla conclusione. La prossima, quest'anno abbiamo vinto solo la Coppa Italia. Poi siamo arrivati sesti, non è andata bene. E la prossima stagione deve andare meglio. Abbiamo una Supercoppa da giocare e da vincere. Abbiamo un campionato da vincere se vogliamo fare lo step decisivo. I giocatori sono cresciuti, ma qualcosa va ancora cambiato. E l'anno prossimo voglio anche un portiere che sia 90. Consigliatemelo qua sotto o comunque giù di lì. Iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace. Vi ringrazio per aver visto questo video fino a qua. Buon ciao all'Allen come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.